Quando pensi a quanto sia difficile arrampicarsi su questi blocchi, immagina soltanto che hanno dovuto sollevarli fino in cima. È incredibile, non è vero? Levigavano la pietra sottostante per appiattirla perfettamente qualora il blocco superiore fosse troppo alto. Anche in questo punto la pietra è perfettamente orizzontale. 2.500.000 blocchi, pesanti in media 2 tonnellate ciascuno. Vale a dire 5 milioni di tonnellate, soltanto nel sito delle grandi piramidi. Sono più di 30 milioni di tonnellate di pietra collocate in un arco di tempo incredibilmente breve, poco più di un secolo. Questo significa una piramide ogni 20 anni. E come se non bastasse, la prima volta nella storia in cui l'uomo decise di costruire qualcosa, si impegnò nell'edificazione dell'opera più difficile e perfetta. Successivamente abbandonò questo stile e ancora oggi noi non ne conosciamo il modo di costruzione. Sono sicuro che anche con le tecniche moderne non saremo in grado di ripeterlo. Com'è possibile sollevare a quest'altezza dei blocchi così enormi? E comporli con tanta precisione? Sì, e tutto questo prima che la ruota o la carrucola fossero inventate. È inconcepibile. Hanno costruito tutto con le sole mani. È sovrumano. E a che cosa potremmo attribuire questo gigantismo? Perché costruirono le piramidi? Erano monumenti funerari, dopo tutto. Era proprio necessario costruire strutture simili, anche se si trattava della tomba di un faraone. Questo è il punto. Tomba o monumento? Proprio questo è il quesito fondamentale che ci siamo posti.